Sì, Presidente, intanto grazie per la parola, buon pomeriggio a tutti, saluto anche i colleghi consiglieri. Oggi siamo qui per esprimerci su questa variazione di bilancio. Mi dispiace, Presidente, che non sia presente il Sindaco Gualtieri in un momento importante come questo. Come dissi già nello scorso intervento, iniziamo molto male, anzi malissimo. Forse credo che il sindaco Gualtieri sia più impegnato a girare per la città con l'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi che invece di attuare delle politiche ambientali serie vanno in giro per la città ad osservare cassonetti stracolmi di rifiuti, indicando sacchetti qui e là e nominando che la città è piena di microdiscariche. Premesso, Presidente, che è un termine assolutamente improprio a livello tecnico parlando di rifiuti, perciò ecco, insomma, avrei preferito vedere qui il nostro sindaco della città, Gualtieri, piuttosto che andare in giro per la città a fare questa sorta di monnezza tour, io l'ho soprannominata così, Presidente, prendendo in giro i cittadini romani, ma soprattutto, ovviamente, prendendoli in giro anche perché il famoso, diciamo, stanziamento o comunque la famosa somma dei 40 milioni dedita appunto alla pulizia straordinaria della città oggi è un clamoroso fallimento. Detto questo, Presidente, era una premessa doverosa per raccontare come siamo messi nella città dal punto di vista dei rifiuti, che oltre ovviamente al tour dei cassonetti si parla di sbocchi individuati, cosa che noi speriamo di scoprirli, quelli che sono questi sbocchi che sono stati individuati dalla Giunta Gualtieri, sbocchi che evidentemente ne verremo a conoscenza in aula da parte del sindaco, anzi speriamo che ce lo comunichi il prima possibile. E dicevo, Presidente, mi soffermo ancora su questo e poi procedo ovviamente a spiegare perché questa variazione oggi è impresentabile. Una giunta, un'amministrazione che oggi si mostra vergine nella sua esperienza politica, ma lo sappiamo tutti che vergine non è, inizia ovviamente con il piede sbagliato, perché oltre a farci vivere in un'emergenza di rifiuti mai vista fino ad oggi, abbiamo anche letto le prime notizie appunto all'inizio di questa consiliatura sull'aumento degli stipendi, sia ovviamente per il sindaco, sia ovviamente anche per la giunta, una giunta che doveva essere una giunta di tecnici all'avanguardia, una sorta di Avengers, ma insomma abbiamo visto che è una giunta prettamente politica, proveniente da logiche politiche, ma soprattutto da fazioni politica all'interno del Partito Democratico. Detto questo, Presidente, per entrare più nel merito, nello specifico di questa variazione, noi rimaniamo sconcertati da opere stralciate, rimaniamo basiti ovviamente da quelle opere che avevamo messo in moto dopo grandissima fatica, dopo grandissima dedizione, oggi vediamo appunto su queste opere obiettivo stralciato. Ecco, questo ci preoccupa moltissimo perché opere che prima erano state dimenticate dalle passate amministrazioni targate centrosinistra, oggi le rivediamo definanziate dopo tanti anni di promesse. Noi su questo, Presidente, abbiamo fatto degli sforzi inverosimili, abbiamo reperito fondi, come diceva il mio capogruppo Linda Meleo, sul mercato di San Giovanni di Dio. Lì abbiamo finalmente avviato la gara per la progettazione del mercato, avevamo individuato i fondi per la realizzazione. Dopo tante storie all'interno del Municipio 12, oggi vediamo con la nuova amministrazione Gualtieri obiettivo stralciato. Questo, Presidente, ci preoccupa alquanto perché siamo stati, come dire, tacciati per quelli che raccontavano le favole, ma invece la nostra amministrazione ha portato fatti concreti e oggi vediamo che queste opere di fatto sono svanite. Speriamo
speriamo di rivederle, il bilancio previsionale, speriamo di rivederle ovviamente quando sarà il momento di votare il bilancio, proprio per dare seguito a quello che la nostra amministrazione ha fatto nei passati 5 anni. E vediamo anche tante opere stralciate, come per esempio il recupero ambientale delle aree boschive percorse dal fuoco all'interno della pineta di Castelfusano. Noi su questo, Presidente, ricordiamoci la ferita aperta all'interno della pineta di Castelfusano, che fu colpita da numerosi incendi anni fa, una pineta che è un tesoro, un diamante ecologico della nostra regione, della nostra città, dove oggi sono attive delle politiche di riforestazione, di rimessa a dimora ovviamente di quel patrimonio arboreo che purtroppo è stato devastato, e oggi vediamo invece obiettivo stralciato sulla pineta di Castelfusano. Questo politicamente è un suicidio, sia politico ma anche ambientale. Io spero che i Verdi su questo ci ascoltino in qualche modo. Dopo tanta fatica, oggi ritorniamo al punto zero su questo tema e ovviamente non staremo in silenzio. Si è parlato molto di Villa Ada, degli immobili, soprattutto di Villa Ada, immobili di grandissimo pregio, e anche qui andiamo a vedere che la somma che avevamo stanziato per la ristrutturazione degli immobili all'interno di Villa Ada sono stati stralciati. Vediamo anche lo stralcio sulla manutenzione straordinaria di alcuni tratti di viale all'interno di Villa Ada. Ricordiamo che noi su Villa Ada, lo dissi anche nello scorso intervento, abbiamo stanziato dei fondi sia per la riqualificazione della villa, sia ovviamente per gli interventi di messa a dimora all'interno di Villa Ada. E nel nostro progetto, nel progetto del Dipartimento Ambiente, ovviamente vi era anche il rifacimento dei tratti dei viali, tratti ovviamente importanti perché sono percorsi da famiglia, da genitori, passeggini e da biciclette. Oggi ovviamente vediamo questo stralcio, che anche qui io spero che i cittadini del Municipio Secondo si facciano sentire anche verso la Presidente del Bello e verso l'Assessore all'Ambiente, visto che l'altro giorno si complimentava da solo per le attività di messa a dimora dell'alberatore su Villa Ada, ripeto alberature, proposte e finanziate dalla passata amministrazione Raggi. Poi vediamo lo stralcio dei lavori sempre di riqualificazione all'interno del parco di Villa Chigi, un parco centrale molto frequentato ma che riveste anche un volto istituzionale, e anche qui vediamo una mossa, diciamo, del gambero anche su questa bellissima villa storica. Ma quello che mi fa più male, Presidente, io questo lo dico ovviamente, io chiederò quando ci sarà la possibilità di convocare le commissioni, una commissione urgente su questo tema, Presidente, quello che mi spaventa molto è lo stralcio della bonifica del parco di Centocelle, il famoso parco ereditato dall'amministrazione Raggi, dove la passata amministrazione, oltre a aver subito un'eredità pessima delle passate amministrazioni, le autorità hanno scoperto che all'interno del parco di Centocelle vi era una vera e propria discarica. Quella sì che era una discarica, non quelle che annuncia l'assessore Alfonsi quando individua i sacchetti per strada e li definisce micro discariche. Da un assessore rifiuti, Presidente, tutto ciò è inaccettabile, sia per ovviamente l'azione che è fuori luogo, perché un assessore oggi dovrebbe occuparsi di andare a visitare il canalone di Centocelle insieme
al sindaco Gualtieri e vedere la bomba ecologica che è all'interno di questo parco, parco che noi abbiamo trattato e spiegherò anche come. E invece ovviamente si avvia a concludere. Si va in giro, un secondo presidente perché ho ancora molto da dire, si va in giro a controllare i sacchetti, a vedere di quali colori sono e se formano una sorta di arcobaleno. Ecco, questo io lo trovo inaccettabile. Consigliere, le comunico che ha superato i 10 minuti. Solo un minuto presidente e termino. Un minuto. Grazie. Sulla bonifica del parco di Centocelle ricordo che c'è un'indagine della procura, ricordo che ci sono state delle attività di caratterizzazione da parte degli organi competenti, ricordo che ci sono stati dei sopralluoghi dell'ARPA, ricordo che noi abbiamo messo i fondi a disposizione per bonificare questo parco, per restituire ai cittadini un parco sano, un parco ovviamente come dire, bonificato appunto senza nessun impatto ambientale, oltre al secondo stralcio di 1,7 milioni che lo va totalmente a riqualificare. Oggi Centocelle, presidente, fa un balzo indietro mostruoso e questo è inaccettabile. Su questo ovviamente alzeremo la voce e ci faremo sentire anche all'interno della Commissione Ambiente. Grazie presidente. Grazie a lei consigliere Diaco.